Benvenuti nella Biblioteca di Pandora. Oggi parliamo del libro di Eric Kandel, L'età dell'inconscio. Innanzitutto spieghiamo chi è l'autore. Eric Kandel è stato premiato con il Nobel per la medicina nell'anno 2000. Egli ha studiato in particolare a livello biochimico come si forma la memoria, come si formano i ricordi nelle cellule nervose. Questo libro però non è un libro esclusivamente di taglio scientifico, in quanto cerca anche di gettare un ponte fra l'ambito artistico e quello scientifico. Eric Kandel, appunto, come dicevamo, il premio Nobel autore di questo libro, sceglie di prendere in esame a livello storico e culturale la città di Vienna tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il periodo in cui era in gran voga il movimento del modernismo. Perché sceglie proprio la città di Vienna? Beh, innanzitutto per dei motivi affettivi, perché egli è nativo proprio di Vienna, ma non soltanto per questo semplice motivo, anche perché Vienna fu sicuramente una delle capitali europee, se non addirittura la capitale europea nel campo della cultura. Vennero elaborate teorie nuove, affascinanti e in grande misura anche rivoluzionarie. Ad esempio, si andò alla scoperta di quella grande parte inesplorata del cervello umano e della coscienza umana che era l'inconscio. Personalità come il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, anche scrittori come Arthur Schnitzler e pittori come Gustav Klimt, Oskar Kokoschka e Egon Schiller, appunto, trattarono con diverse modalità e con diversa sensibilità appunto dell'inconscio, che fino a quel momento era rimasto, diciamo, in un angolo della cultura europea, proprio sotto una sorta di zona d'ombra. Secondo l'autore del libro, Eric Kandel, vi è un libro in particolare che in qualche modo fa da pilastro, da base teorica a tutto l'intero movimento del modernismo viennese. È un libro di un inglese, Charles Darwin, ed è L'origine della specie del 1859. L'impatto che ebbe questo libro, lo sappiamo, è un libro ben noto alla cultura occidentale, fu devastante, paragonabile alla rivoluzione copernicana. In pratica si veniva ad affermare, senza mezzi termini, che l'uomo era il risultato di un'evoluzione durata migliaia se non milioni di anni e quindi andò da sé che praticamente non vi era un essere trascendente che dall'alto in qualche modo portasse avanti e pilotasse i cambiamenti fra le specie umane. Tutto questo ragionamento ha tutta una serie di ripercussioni in vari ambiti della cultura e della filosofia. Per quanto riguarda la psicanalisi, la teoria che gradatamente si diffonde, anche grazie a Freud, è che l'uomo non è quello che credeva di essere, ovvero non è quell'essere padrone di sé, freddamente padrone del proprio destino, delle proprie azioni, ma è un uomo che in buona parte della propria giornata, del proprio essere, viene eteroguidato da qualche cos'altro che gli sfugge, di cui egli non è pienamente padrone. E questo qualcosa, come già detto prima, era appunto l'inconscio. Freud trattò dell'inconscio in una sua opera, possiamo dire, quasi giovanile, quando egli era ancora sulla quarantina d'anni, che è L'interpretazione dei sogni dell'anno 1900. Ancora a distanza di decenni, ormai in punto di morte, egli la considerava una delle sue opere più felici e più riuscite. In pratica, cosa diceva in quest'opera? Che noi ragioniamo attraverso l'inconscio molto più spesso di quanto noi non crediamo, e non soltanto nella fase notturna del sonno, ma anche nella fase diurna. In particolare, poi, a suo avviso, il sogno era nient'altro che il dispiegarsi di un desiderio che non era stato ancora realizzato nella vita diurna. Vi era poi tutta una spiegazione sul perché i sogni avessero questo andamento così surreale, così illogico. Ebbene, questo si doveva al fatto che il sognatore cercava di negare a se stesso ciò che egli stesso voleva desiderare, per cui inseriva tutta una serie di assurdità all'interno del racconto del sogno, appunto perché tutto rimanesse molto mimetizzato. Per quanto riguarda appunto un pittore come Gustav Klimt, quali sono i punti di interesse a seconda dell'autore del libro? Klimt operò a suo modo una rivoluzione, partendo da una serie di pitture invece orientate a un classico realismo negli anni 80 dell'Ottocento, quando aveva poco più di 20 anni. Intorno all'anno 1900 opera un profondo e radicale cambiamento nel proprio modo di dipingere. Innanzitutto possiamo sintetizzarlo in questo modo: egli passa da una classica, se vogliamo dirla così, tridimensionalità alla bidimensionalità. Questo accorgimento, questo appiattimento della figura sullo sfondo, ovviamente al fruitore dell'epoca sarà apparso quantomeno bizzarro, per non dire stridente.
Eppure gli serviva appunto per proporre a chi guardava il quadro un nuovo modo di guardare all'opera, costringendolo in qualche modo a stupirsi e a focalizzarsi su altri elementi rispetto a quelli tradizionali. Per raggiungere questo effetto, egli si ispirò paradossalmente alla pittura antica. Egli si recò nel 1903 a Ravenna, in Italia, e studiò a fondo, profondamente, i mosaici bizantini. Al di là del concetto di bidimensionalità, che fra l'altro secondo l'autore del libro potrebbe anche avere questa spiegazione, ovvero dalla metà dell'Ottocento prende piede l'arte della fotografia, e questo pone l'artista e soprattutto il pittore di fronte a un dilemma: continuare con i canoni figurativi del passato anche recente o provare a sperimentare qualcosa di nuovo che differenzi il dipinto rispetto alla fotografia. E quindi da qui potrebbe anche darsi la scelta della bidimensionalità di Gustav Klimt. Vi è poi un altro elemento fondamentale che in qualche modo accomuna sia i dipinti di Schiele, di Kokoschka e dello stesso Klimt, è quello di una certa esagerazione nel dipingere alcune parti del corpo umano, e questo anche a dare una sensazione di straniamento, di stupore al fruitore dell'opera d'arte. Quali effetti voleva raggiungere l'artista viennese d'inizio Novecento? Ebbene, per cercare di capire questo passaggio, Kandel cita gli studi di uno psicofisico russo degli anni 60, Yarbus, Alfred Yarbus. Egli parlava di come il fruitore dell'opera, del dipinto, percepisce l'opera in sé. Vi sono fondamentalmente tre passaggi. Inizialmente vi è una selezione percettiva globale dell'insieme della foto, dell'opera d'arte. Vi è poi un secondo momento in cui vengono focalizzati alcuni elementi importanti, che possono essere ad esempio un viso umano oppure un edificio, e vi è poi la fase estetica in cui si viene a ragionare su quello che appunto si percepisce a livello emotivo di quanto si vede. Ecco, allora la spiegazione dovrebbe essere questa: il fatto di esagerare in maniera anche vistosa alcune parti anatomiche del corpo umano serve a donare al fruitore dell'opera un senso appunto emotivo molto profondo. Vi è in particolare un quadro che vogliamo portare alla vostra attenzione, che è quello di due genitori, Hans Tietze e Erika Tietze Konrath, bambino con le mani dei genitori. In questo quadro di Oskar Kokoschka, appunto, vengono raffigurati un padre e una madre, in cui il viso curiosamente appare quasi poco visibile, quasi in secondo piano, quasi sfumato nei contorni. In realtà però sono molto grandi, molto lunghe le mani di questi due genitori, e questo dà un senso di protezione, anche se il bambino è assente nell'opera stessa, di protezione e comunque di cura nei confronti del bambino stesso. Questo appunto perché l'artista, nella sua genialità, intuiva quello che avrebbero poi scoperto gli scienziati nei decenni a venire, appunto, che vi è una particolare reazione da parte di chi guarda nei confronti appunto di alcuni particolari dell'anatomia umana. Dicevamo di come l'artista riesca a saper prevedere, anticipare quelle che saranno le scoperte scientifiche degli anni a venire, dei decenni a venire addirittura. È il caso anche della scuola di pensiero della Gestalt, che significa in italiano configurazione, forma. Questa è una scuola che tende a cercare di guardare le cose da un altro punto di vista, ovvero sia di cercare di spiegare al pubblico di come spesso l'occhio tende a considerare appunto un quadro, ad esempio, nel suo insieme e non nei suoi diversi particolari. Pensiamo a quello che può essere uno stormo di uccelli che si leva in volo. Noi tendiamo a considerarlo come un tutt'uno e non come invece appunto formato da tanti piccoli elementi. Oppure un altro esempio importante potrebbe essere quello dell'opera musicale. Noi consideriamo la melodia nel suo insieme, per quello che ci propone a livello emotivo, e non come un insieme appunto di singole note separate. I tre artisti di cui abbiamo parlato finora, Klimt, Schiele e Kokoschka, vengono visti dalla critica artistica anche come precursori dell'espressionismo. Ebbene, sappiamo che l'espressionismo, secondo alcuni, ha una valenza artistica anche su un piano esplicitamente politico, anche se parte comunque da una dimensione personale dell'intimo, ovvero rappresenterebbe la ribellione dell'individuo di fronte a un'autorità statuale soverchiante, e anche che tenderebbe a intimidire, se non addirittura a soggiogare l'individuo. Da qui quelle espressioni di rabbia e di angoscia che caratterizzano appunto
il dipinto dell'espressionismo. Vale la pena di ricordare però, appunto, e questo per tornare anche al discorso iniziale, che questi artisti, come ad esempio Klimt, furono innanzitutto dei cultori della forma femminile, quindi una pittura la loro che aveva una forte valenza anche erotica. Sappiamo dei rapporti anche tempestosi che caratterizzavano appunto le modelle e questi pittori. Alcuni schizzi privati venivano anche a dipingere donne in atteggiamento automasturbatorio, quindi una pittura fortemente di rottura rispetto ai canoni tradizionali. E questo aveva due valenze, a nostro avviso. Innanzitutto, quasi un voler liberare il normale rapporto dialogico che vi era fra chi guardava l'opera d'arte e chi invece la elaborava, ovvero sia queste modelle colte nella così totale intimità del piacere fisico che si donavano da sé, sembravano quasi voler fare a meno di chi le guardava, quasi che voler liberare appunto il fruitore e quindi rappresentare un totale bastare a se stesse. E vi è poi ancora questo effetto invece di straniamento, quasi di voler mettere in imbarazzo invece il fruitore dell'opera, e questo vogliamo citare in particolare un dipinto che è Gli Amanti, in cui vi sono appunto un uomo e una donna avvinghiati in un atto esplicitamente erotico, e però entrambi guardano al fruitore dell'opera d'arte stessa, quindi escono dal loro campo visivo e quasi entrano in quello appunto tradizionalmente riservato a chi fruiva dell'opera d'arte, quasi a volerlo imbarazzare e a metterlo in uno stato di disagio e anche a volerlo far ragionare in qualche modo sul rapporto che vi è appunto all'interno della fruizione dell'opera d'arte stessa. E questo è un libro che a nostro avviso riesce a cogliere in maniera piacevole e aggraziata uno snodo fondamentale della rappresentazione artistica di quel periodo. Alberto Melotto per PandoraTV.it.